al comunale di Montecastelli per il campionato di prima categoria Umbra, girone A. Va in scena il match tra Montecastelli e Ponte Felcino. Dirige l'incontro il signor Cornicchia della sezione di Perugia. Al 13° punizione per gli ospiti, dal pallone si allontana De Luca lasciando battere Radicchi. Radicchi va quindi alla conclusione, ma il tiro non impensierisce il portiere. 21° minuto, avanza il Montecastelli, Atif dalla fascia si accentra verso l'area, compie una serie di dribbling, salta i difensori e dopo una piroetta riesce a metterla dentro. Sul pallone tira bene Gagliardini, ma Mischianti si fa trovare a tempo. Mariotti sistema la palla con cura, opta quindi per una palla in profondità verso l'area di rigore. Pallone che sfila lungo, Guastic e Zerg provano a tenerla in campo, ma la difesa del Ponte Felcino tiene e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Il secondo tempo, come il primo, ha un ritmo molto blando. Quarto minuto, Guastic serve Gagliardini da rimessa. Gagliardini la mette in mezzo, dove arriva Atif, che senza pensarci, di prima, lascia partire il destro. Palla che sfreccia rasopare, niente da fare per Mischianti e Montecastelli, che si porta sull'1-0. Arriviamo all'11° minuto per vedere Mariotti tentare di impensierire Mischianti. Ma il portiere non si fa sorprendere. Al 28° rivediamo il Ponte Felcino. Favaroni tiene sulla squadra, palla appoggiata sulla sinistra, colpo di tacco per l'inserimento, ma Galletti si sostituisce al portiere, ci mette il piede e la deve in angolo. A 5 dalla fine, Atif è ancora trascinatore dei suoi. Prova ad entrare in area, ma in qualche modo Tardi lo respinge. Ma Atif non si arrende e in qualche modo riesce a servire Mordi, che di prima la passa a Leba. Numero 15, va di dribbling in secco, se la porta sul sinistro, va a tiro, fulmina Mischianti, fa 2-0 e chiude i conti. È velletaria quindi la reazione del Ponte Felcino e dopo un breve recupero, l'arbitro va col triplice fischio finale. Montecastelli 2, Ponte Felcino 0. Sì, buonasera a tutti, un commento di una partita giocata dai miei ragazzi in maniera molto molto matura contro un avversario importante, un avversario che sicuramente arriverà tra le prime posizioni in classifica. Noi abbiamo fatto una partita umile, una partita concreta, abbiamo concesso poco perché abbiamo, insomma, ai punti anche per quanto riguarda le occasioni da gol, forse meritavamo addirittura qualcosa in più, risultato isperato alla vigilia della partita, quindi sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i miei ragazzi, di come è stata interpretata la partita, di come è stata gestita. Siamo andati in vantaggio, abbiamo sofferto e l'abbiamo chiusa a 10 minuti dalla fine. Quindi è stata la partita perfetta. Beh, è stato un esordio amaro per noi. Sapevamo di venire in questo campo dove sicuramente loro hanno venuto cara la loro pelle e hanno fatto dei tre punti secondo me molto pesanti, e questa sarà un'occasione per noi per rimboccarci le maniche in settimana ed andare a preparare la partita che ci aspetta domenica prossima contro l'Agape, che sulla carta è sicuramente un bello scontro.